approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge Salva Mare. Nostri fratelli, si può dire, per salvare il mare sono per esempio i pescatori, e abbiamo chiesto a tutti i pescherecci, nella legge, questo c'è scritto nella legge, cioè tutti i pescatori possono finalmente raccogliere la plastica, essere autorizzati a raccogliere la plastica che sta nei nostri mari, portarla all'isola ecologica, tecnicamente è un'altra cosa, ma l'importante è comprendere il concetto, da dove sono partiti, quindi dove sono attraccati, e rientra nella normale filiera dei rifiuti che vengono gestiti a livello comunale. Così Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, su un provvedimento cui tiene molto e al quale tanto ha lavorato, sottolinea. Tra l'altro abbiamo introdotto il concetto di cosiddetta pesca accidentale delle plastiche. Guardate che è una cosa molto particolare, che vuol dire? Che chiaramente non è colui che butta la plastica e poi artatamente se la va a prendere, perché sarebbe un'operazione truffaldina, ma invece per esempio dare non solo l'autorizzazione ai pescatori di fare questo, badate che prima non lo potevano fare perché prima sarebbero stati colpevoli di un reato, gestione illecita dei rifiuti, pensate, un reato addirittura, adesso non è più così. Però consente anche a tutti quelli che frequentano il mare, i diportisti per esempio, coloro che vanno per la gita anche domenicale, di poter raccogliere la plastica, portarla alle isole ecologiche. Cioè, in buona sostanza, siamo tutti fratelli del mare, siamo tutti, consentitemi la battuta, spazzini del mare. Non solo, con la legge Salva Mare i pescatori potranno avere un certificato ambientale e la loro filiera di pescato sarà adeguatamente riconoscibile e riconosciuta. Dopo il Consiglio dei Ministri di ieri è iniziato il CIPE e alle 23.30 insieme al Ministro per il Sud Barbara Lezzi abbiamo firmato l'atto formale con cui lo Stato destina 320 milioni di euro per la bonifica di Bagnoli. Ora è un fatto reale. Lo annuncia a Napoli il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. I fondi necessari per proseguire in una delle più simboliche bonifiche italiane vanno assegnati al commissario Francesco Floro Flores, aggiunge, ma ci sarà un monitoraggio diretto dei Ministeri per il Sud e l'Ambiente. Il CIPE ha rappresentato l'ultimo passaggio per lo stanziamento definitivo di risorse destinate a interventi per il Sud, per complessivi 541 milioni, finanziati attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui presiedo la cabina di regia, aggiunge Lezzi. Si tratta di interventi di notevole importanza che riguardano bonifiche, asili, sicurezza strade, filiera agricola e ricerca. La quota maggiore, pari a 320 milioni, è destinata alle bonifiche del SIN di Bagnoli Coroglio per il triennio 2019-2021, conclude il ministro per il Sud. Eco bonus, finalmente si parte. È stato infatti registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dei Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture, dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze che rende operativa la procedura di erogazione dell'ecobonus. La misura prevede contributi per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni di CO2 elettriche ed ibride, come previsto dalla legge di bilancio 2019. L'ecobonus va da 1.500 a 6.000 euro per l'acquisto, anche il leasing e l'immatricolazione di un veicolo con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 grammi chilometro e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro. Con questo provvedimento si apre la fase che consentirà ai concessionari di inserire sulla piattaforma dedicata agli ecobonus, già operativa dal 1 marzo, l'ordine e la prenotazione dell'incentivo, segnalano i ministeri. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo. Con la trasmissione del rapporto preliminare ai portatori di interesse qualificati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente, è stata formalmente avviata la procedura di valutazione ambientale strategica per il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, elaborato dai Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti. La fase della consultazione popolare, prima con i soggetti e le istituzioni competenti in materia ambientale e quindi con tutti i cittadini, sottolinea il ministro Sergio Costa, è un momento fondamentale nell'ottica di una gestione condivisa della programmazione energetica. È finito il tempo delle scelte calate dall'alto e ignorate dai territori. Oggi la normativa nazionale ed europea punta ad una piena consapevolezza e ad una fattiva collaborazione.
Basta turisti, perché non bisogna disturbare il drago. Accade in Indonesia, dove a gennaio entrerà in vigore un divieto per proteggere il varano di Komodo, lucertola gigante che vive in alcune isole orientali dell'arcipelago. La specie, nota scientificamente come Varanus komodensis e più comunemente come varano o drago di Komodo, è da tempo a rischio estinzione. Ad allarmare le autorità locali e a spingere all'annuncio di oggi è stata però da ultimo la cattura di 41 esemplari e la loro successiva vendita online da parte di 5 contrabbandieri arrestati il mese scorso. Il divieto dovrebbe favorire la riproduzione e il ripopolamento della specie, in particolare nell'isola di Komodo. Lo stop ai turisti rischia però di inguaiare i cervi, sono loro il piatto preferito dei draghi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.